50.000 mi piace e faremo la 100.000 calorie challenge a Napoli. Bene ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile. Oggi sono carichissimo signori, perché siamo ad Amsterdam, patria di signori, allora oggi mangiamo sempre. Vi diciamo una cosa molto importante: sono le 12.54, abbiamo pochissimo tempo perché stasera abbiamo la partita Ajax-Napoli, che già sapete come risultato. Beh, ovviamente è positivo per l'Ajax. E cercheremo di mangiare più calorie possibile. Anzi, diamoci un obiettivo. Nutrizionista, 10.000. 10.000 in quanto? 10.000 calorie, facciamo 2-3 ore. Proviamo il prima possibile. Diciamo 2 ore, va. Diciamo 2 ore, però siamo onesti e cerchiamo di mangiare in 4 insieme. Mirko F93 dei Footwork. Vediamo se in 4 riusciamo ad arrivare a 10.000. Io penso proprio di sì. Ci sarà un bel food porn, quindi signori, andiamo dentro con il peccato culinario. Prima tappa, non potevamo che venire nel miglior posto dove fanno le patatine. Praticamente, visto che Amsterdam è famosa per fare le patatine, per la patata in generale, mangiamo la miglior patata al mondo. Beh, forse lo ricorderete anche dal video del nostro amico Enrico Lazzarato. Ma io, ci saranno tanti flashback. Ok, ecco qui tutto pronto. Ma le salse, prendete. Anto, l'ultima volta erano buone. Ho un ricordo splendido di queste patate. Ketchup e maionese. Io vado con cheese sauce. Vediamo. Ale, commento a caldo. Buonissime, si sente che sono di alto livello. Mamma mia, io. Belle pine. Sanno proprio di patata. Abbiamo preso una porzione media, una porzione grande e una porzione small, in modo tale da provare tutto il menù. Quanto abbiamo pagato? 20 euro. Io non posso che assaggiare la salsa cheese. Tutto. Momento. Cosa c'è? No, le patatine quelle là. Capito? Speziate, tipo. No, quelle là. I buffi. Questa salsa qua, io sono spettacolare. Voglio, io qua vedo scatoli vuoti e stomaci pieni, non ancora del tutto. Però vedo qua il scatolo più grande, ne sono rimaste un po'. Ale, ne è rimasta. Allora, voglio, il quantitativo delle patate che abbiamo mangiato si aggira intorno ai 1200 grammi. Visto che per ogni 100 grammi le calorie delle patatine fritte si aggirano intorno alle 300 calorie, siamo ben a 3600 calorie. Beh, senza considerare neanche le salse, tra l'altro, eh. E siamo state anche buone, perché guardate, le salse praticamente le abbiamo finite, voglio. Vabbè, hai detto 3600. Possiamo essere anche ancora più buoni. 3500 calorie. Ci sta. Va bene. 1500 calorie, voglio. E siamo solo all'inizio. Beh. Allora, secondo me bisogna alternare nella vita. Bisogna cambiare. Quindi, una volta salato, una volta dolce. Quindi, io prenderei sicuramente il vaffolo, questo qua, Kinder Bueno Bianco. Distribuisco al popolo. Papa Marotta. Oh, forse no. Abbiamo pagato la stessa cifra delle patatine. Però è assurdo, aiuto. Cioè, guardate qua. Per waffle avete capito, al Kinder Bueno Bianco. Muffin all'oreo bombato. Che è un coso all'oreo. Ma visto ce l'ha aggiunto? No, perché è vendicato. E quindi quella pensata che lo volevi. E quindi l'ha preso staccato. Più cose. Si mangia. Bravo, aiuto. Rompi l'anto. Un cuore caldo, anzi no, freddo di cioccolata, ma questo fa paura a sta classe. È la città più bella d'Europa. Sì, dopo 10 minuti. Detto, io non vedevo l'ora di arrivare ad Amsterdam, pregavo che Napoli beccasse l'Ajax. Per la partita, ma no. Si è tolto il posto. Mi fa comodissimo. Sei spaccato. Sto waffle mi ha fatto la nuvezza e macchinette, mannaccia a loro, mannaggia. No, è la città più bella del mondo. Ho cambiato idea. Mariano. Mariano tia. Aiutaci tu, ma può essere che stava là dentro? Sì. Causa, infatti, oh, questo del negozio è giusto, comunque mi sono casco un gulletz negli. Causa dolce salato. Diffida. Considerando tutto il cioccolato, tutti i biscotti, i topping e quello che ci sta, siamo intorno alle 1500 kcal. Direi che siamo arrivati quasi a metà più o meno, siamo a 5000. Comunque è meglio questo di questo. È più morbido.
questa via Anto non ti piace proprio, eh? No, devo strozzare forte. Ti ho lasciato un pezzo di ferro qua dentro. Può essere. È più morbida comunque. Perciò forse le meglio non mangiavi visto. Mannaggia miseria. Beh, servizio a domicilio. I bro che cercano altri ristoranti per fare 10.000 calorie, insomma. E nulla. È bastato letteralmente un minuto e l'hanno trovato. Siamo da Febo. Ferro. Boh, lo saccio. Beh, mister. Beh, un altro posto del cuore. Il distributore di felicità. Guardate il ragazzo lì com'è felice. Sa che verrà pagato 300 euro questo mese. Non potrà mangiare un qualcosa alla mattina. Beh, Anto. Crocchettone. Le crocchette degli altri. Backend von Romy Rockout. Che manchima. No. Carino col crocchettone da prendere. Anche il panino normale è da prendere. Qua si paga veloce veloce. Quindi ciò che vogliamo ciò prendiamo. Beh, quindi paga tu ancora. Vai. Cioè pur di farmi pagare che si ca hanno cagliato telefono per fare video. Ovvio. Che devo pagare io la carta. Va bene. Ho scelto appositamente questo luogo anche per questo. Ok, quindi qua facilissimo, io guarda, se magari me lo facessi tu, ok. Porca troia, scotto. Andrea, io voglio questo qua possibilmente, pure. Posso? È ovvio. Grazie Andrea. Vabbè, c'è una differenza di colore più che altro, Anto. La panatura? Uno è più soddisfacente dell'altro. Vedremo quale. Ale, allora tu quello là col crocchettone, cioè panino crocchetta tipo, o quello là normale, tipo cheeseburger, non so come. Beh, io andrei per il cheeseburger visto che la panatura e il crocchetto l'abbiamo qua. Questo è mio. Pure chiuso. Oh. Beh, Andrea, ma vai, sgancia, forza. Che sarà mai? Ok. Ma che bella sta cosa di prendere. Sì, qua dentro. Saranno qui da 3 anni probabilmente. Non fa niente, ce lo mangiamo lo stesso. Che rimangio? E io che lo so. Uy, ma si cuore sta mettendo mo? Chi è? Sono caldo. Put this pan in. Hi! Questa salsa secondo me ci ha sputato dentro. No! Questo mi sembra. Sì, meglio non avere rapporto sì, umano. Sì, vabbè. Facciamo a cambio? No. Allora, vabbè, dai. Vai, no, poi solo perché hai pagato tu, Andrea, vai. Questo è mio, Ale, subito a rubare. Io voglio le cose degli altri. Questo mosso è per te. Anto, quindi che grande mosso, va bene. Quanto? Fammi dire. Vale. È proprio quel sapore. Oh, però, va, cin cin col parino. Qua, cina per me non mi piace. Che c'è Ale? Oppa. E perché scotta secondo te? Quando? Te l'ha fatto? Oh, l'ha messo. Una cosa tipo crocchetta. Ti dà più che prendere. Food por, signori. Guardate che merda. No. Io penso sia la stessa composizione di questo, perché guardate, non c'è dentro un... Uguale. Vedi, assaggia. Anto, a questo qua non puoi scappare. Un lato e un lato? Bene. Poi invece un sacco e quindi due crocchettoni e due panini, siamo sulle 1200-1300 kcal, siamo buoni, quindi diciamo 1200, dai, totale, quindi stiamo a 1200. Siamo sulla buona strada. 62%. Andrea, che ne sono? Mirko, non sono passati neanche 50 minuti, 13:46, quindi voglio 6200 calorie, ci rimane un'altra ora e 20 per mangiarne altre 3800. Vabbè, abbiamo superato la metà, quindi mo è tutto in discesa. Forse. Il nostro stomaco e il nostro culo. Per i veterani, non so se vi ricordate il video con Giovanni Fois dove Antonio si stava affogando. Clip. Ma il segnale. Che faccio? No! Bravo Carlo, me la metti? Ricordi tragicomici. Pizza. No. Andiamo avanti. Voglio, allora stiamo ancora cercando. E in teoria adesso ci sarebbe un bel dolce. Ci mancano 3800 calorie, come vi dicevo. Dobbiamo un attimo capire cosa prendi. Io la vedo anche delle donuts di dolce gelato. Sì, ma guarda là però. Guarda D&D. Cosa ti ricorda, Andrea? Come D&D? La tua mente non si attiva? Dunkin' Donuts. Anche qua c'è Dunkin' Donuts. Ma io sognavo questo momento da quando stavo in aereo, non pensavo fosse successo. No, te lo giuro, non me lo ricordavo. No, qua abbiamo preso Dunkin' Donuts. È vero, forse sì. Beh, considerando insomma anche la qualità che ci sarà, potremmo sfogarci e magari raggiungere l'obiettivo. Ed eccoci. Ragazzi, è nel nostro cuore. Lo sapete tutti di me. Eccole. Guarda, come sono simpatiche questi donuts. Vedi, ma guarda qua, tu. Sarebbe proprio se qua a modo di Halloween. Ma i buchi nelle donuts li fai tu? Buono. Non con il buco. Allora, adesso ordiniamo, quindi no spoiler. Vi spoilerò solo che prenderemo la dozzina. Come facciamo in America. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you.
And now guys, we have an objective. 10.000 calorie in un'ora potremmo fare. Beh sì. Quindi Dunkin' Donuts. Beh, con 12 Dunkin' di questo tipo potremmo farcela. Signori, ho preso anche un litro di latte praticamente, che equivale penso a 500 calorie. Anche noi macchiato, quindi si aggiungono calorie per voi miscredenti. Allora, beh, io provo la Glazed di nuovo, perché è quella che mi manca di più. La classica praticamente. Sì, io prendo questa qua perché mi ispirano i colori. Ah, è alto, azzurro Napoli. No, prendo rosso Ajax. Ah, è mito. Quindi sa quanto è la Red Velvet? Come la torta, c'è la crema dentro. Come i gol dell'Ajax, è dolce. Non so cosa sia, però è buono. Cioccolato bianco e oro ci sono sicuro. Si vedono anche, però l'arancione non so. Guardate questo qua, questo Kit Kat è molto fantasioso. Io spero che il Kit Kat non sia scaduto. Beh, dalla faccia sembrerebbe. Madonna, quanto è zuccherata. Buonissima! E poi questa L'Oreo, che non c'è il buco, quindi evidentemente dentro sarà ripiena. Apri, apri Andrea, apri, apri per noi. Ah, un po' di pena lo è, eh? È da provare, mister. Le provo quella del Napoli. Una ale, ale, ale. Io voglio questa qua mia alla Nutella e voglio, pesa un botto, quindi super ripiena. La devi spaccare, mi sono una frittatina. Però oh, spacchiamo in bocca. Oh. No, no, mi voglio. Attenzione, una bomba! Ma ci faccio sarà. Mi sa che un po' di zucchero. Errore madornale, ecco. Eh no, per le vie pure. Andre, con i tuoi standard, come sono tu sai fare? Andre si è bucato lo stomaco. Il taffio. No, basta. E non ci arrivo stati. Non ci muoviamo finché non vado in bagno allo stato. Power! No, morso, vai, provalo pure lui. Guarda, è buona questa qua. Dimmi tu se non è crema di zucca, guarda. Questa è pesantissima. Crema di zucca. No, vai, prova. Ah, questa è crema amarena. Oh, come si dice? Sì, è crema amarena. Crema, oh, crema. Onestamente. Onestamente. Questa fa veramente caca. Sì. Allora, voglio il morso epico. Morso epico del bro. Ok. Ma proprio perché devo finire male io? Eccolo là, il morso epico del bro. Apri qua sta la crema. Il brorso. Vabbè, questa qua è buona. Quindi Ale, 12 donuts. Allora, ogni donuts più o meno ragazzi è tra le 350 e le 400 calorie, quindi fai 350. Facciamo 350 per 12, fate i calcoli, molto semplice, 3.500, 4.000. 4.000 più 6.200, 10.200 calorie, quindi che ore sono? 14.29, un'ora e mezza. Vabbè, un'ora, ragazzi. Abbiamo ammortizzato, non in eccesso, ma in sempre in difetto. Abbiamo fatto sempre in difetto, quindi vada fa proprio con l'orario. Quindi in un'ora 10.000 calorie e di più anche. Obiettivo raggiunto, adesso c'è un altro obiettivo da raggiungere. Chissà se sarà la vittoria del Napoli o altro. Magari ce lo dite qua sotto nei commenti. Va. Secondo voi cosa andremo a fare prima e dopo la partita? Sbizzarritevi nei commenti. Siate fantasiosi, apprezziamo molto. Quindi ragazzi, vi leggeremo tutti e quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. 10.000 calorie per i nostri stomaci e magari qualche like in più. Beh. E quindi noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi. 50.000 mi piace e faremo la 100.000 calorie challenge a Napoli. Ah! Ah! Ti sei fermato? Ma sei una merda.